oggi siamo venuti in comune a fare un presidio perché 3 settimane fa abbiamo protocollato una richiesta di incontro con Gori. Abbiamo fatto questa richiesta perché nei prossimi mesi ci ritroveremo con numerose famiglie, numerosi singoli che avranno un procedimento di sfratto esecutivo. Il blocco degli sfratti dovuto all'emergenza coronavirus sta per concludersi, infatti già dal 1° di luglio gli sfratti ricominceranno ad essere eseguiti. Una delle nostre richieste principali infatti è che il Comune estenda il blocco dei procedimenti di rilascio alloggio fino al 31 dicembre 2020. Un'altra richiesta che abbiamo fatto come sindacato è quella di istituire un tavolo tra prefetture e comune in cui ogni singolo sfratto viene discusso e vengono analizzate le possibilità e gli aiuti che si possono dare alle famiglie e soprattutto viene gestito l'utilizzo della forza pubblica nell'esecuzione. Dopo questa lettera protocollata 3 settimane fa in cui richiedevamo un incontro non abbiamo ricevuto risposte e quindi oggi ci siamo presentati in comune con un presidio in cui erano presenti le famiglie che sono soggette a un procedimento di sfratto per richiedere l'incontro, per avere una risposta, perché questa è una questione urgente e che non ha possibilità di essere procrastinata nel tempo. Abbiamo ricevuto una risposta, l'abbiamo ricevuta dal vice sindaco Gandhi che ci ha assicurato che domani presenterà la nostra lettera in consiglio comunale, sottoponendola al sindaco Gori e agli assessori competenti. Aspettiamo quindi delle risposte, se la risposta sarà negativa non ci fermeremo ma organizzeremo un altro presidio, questa volta con più forza, con più persone.